Diego Fusaro, buonasera professore, stasera lei ha fatto veramente una ringa, ha catechizzato quasi questa piazza, una piazza importante che da 28 settimane sta continuando a manifestare. Quello che io contesto è che con l'esistenza di un virus che esiste, che c'è, che fa danni, che è epidemico o pandemico, si possano mettere in congedo le libertà, i diritti e ristrutturare la società in questo modo. Questo è il punto, non se c'è l'epidemia o non c'è. Certo che c'è, e tutto ciò che è stato costruito sull'epidemia che va contestato. Come si esce da questa situazione? Anzitutto liberando la mente dal lockdown cognitivo e quindi ragionando sul fatto che se c'è un'epidemia non possiamo rinunciare a vivere, ai diritti e alla libertà per paura di morire, e da qui modulare poi una strategia di reazione. Emergenza costante dal primo governo Renzi, poi finiti nell'emergenza sanitaria. Ma guardi, lei sbaglia se imposta la questione in maniera nazionale, perché l'emergenza è un'emergenza planetaria del capitalismo, quindi se pensiamo che l'emergenza dipenda dai politici nazionali siamo molto fuori rispetto al tracciato. L'emergenza è un'emergenza planetaria legata al capitalismo. Grazie. Deputato Mario Gallo, segretario nazionale di Ancora Italia. Ancora Italia, come dicevamo prima con il professore Fusaro, è un partito che sta nascendo ma ha degli obiettivi importanti. Ancora Italia è un partito che vuole testimoniare una visione del mondo, un partito ideologico nell'era dei movimenti post-ideologici. Noi siamo un partito in quanto parte, deriva dal latino pars, parte, quella parte del mondo che non si arrende. Testimonieremo la luce, la luminosità e il futuro delle prossime generazioni. Dobbiamo piantare alberi sotto la cui ombra non ci siederemo, ma va fatto adesso. Primo passaggio importante che vi siete dati. L'anno prossimo parteciperemo alle amministrative in tutte le regioni d'Italia.